Traffico nuovamente in tilt e altra mattinata di passione per gli automobilisti a Como. Questa volta a paralizzare la viabilità sono stati i lavori per le strisce pedonali in Viale Innocenzo. L'intervento per la segnaletica orizzontale dopo l'asfaltatura della strada, con il conseguente restringimento della carreggiata, ha causato lunghe code di auto. La fila bloccata in Viale Innocenzo inevitabilmente ha causato rallentamenti e code anche in gran parte della Convalle, in particolare in Via Milano e lungo la Via Napoleona, ripercussioni anche sull'intero girone. Una nuova mattinata di caos dopo quella di martedì scorso, quando a paralizzare il traffico era stato un intervento non annunciato di Como Calor, che aveva comportato anche la parziale chiusura del viadotto dei lavatoi. Anche questa mattina i lavori non erano stati ufficialmente annunciati. Sul sito del comune di Como, infatti, la mappa interattiva che indica i cantieri previsti in città e le conseguenti limitazioni al traffico segnala in Viale Innocenzo, nel tratto compreso tra Via Lucini e Via Gallio in direzione Lago, i lavori di asfaltatura dal 2 settembre fino al termine del cantiere, ma solo in orario notturno dalle 20:30 alle 6 del mattino. L'intervento non annunciato di questa mattina ha avuto dunque ripercussioni pesanti sulla viabilità. In effetti il cantiere non era indicato e mi scuso per i disagi, dice l'assessore ai lavori pubblici di Como, Pierangelo Gervasoni. La segnaletica orizzontale preferibilmente deve essere fatta durante il giorno e quindi, terminata l'asfaltatura, abbiamo deciso di procedere subito. Sarebbe stato meglio fare questi lavori nel mese di agosto, ma purtroppo ci sono stati alcuni problemi tecnici e inoltre alcuni allacciamenti e altri lavori indispensabili hanno ritardato l'avvio del cantiere. Stiamo correndo per terminare tutto prima dell'inizio delle scuole, ma le cose da fare sono tante e ci scusiamo per i disagi.